Tutto molto live, tutto molto bello, il famoso bello della diretta. Ok, vediamo se siamo. Ah, ecco, sì, credo di sì, siamo direttamente. Incredibile. Allora, ci siamo, benvenuti da questa live di Xbox Italia in diretta dallo showroom Microsoft in Viale Pasubio. Eccoci qui, salutiamo già chi appunto è già pronto sul. Sul server, appunto su Mixer, piuttosto che sulla pagina ufficiale di Facebook di Xbox Italia. Oggi giornata dedicata a PUBG. Verso la fine anche dello streaming vi spieghiamo anche perché abbiamo dedicato questa live speciale su PUBG. Allora, per i più aficionados appunto di quello che è il network ufficiale di Xbox Italia, appunto vi ricorderete come abbiamo già affrontato PUBG nel Mixer natalizio. Abbiamo fatto una lista di regali di Natale da fare per parenti, amici e famiglia, e abbiamo iniziato un po' a snocciolare quelle che sono le dinamiche del gioco di PUBG, questo gioco che aveva fatto successo su PC pazzesco, arrivato come esclusiva su console Xbox. Eravamo entusiasti, abbiamo giocato. Da quel giorno ne sono passati di proiettili sotto i ponti e ne sono passati di ogni sull'isola di PUBG. Oggi siamo qui, partiamo subito col botto. Abbiamo altri tre teammates e quindi faremo una sfida su PUBG a squadre, quindi squad. Io poi mi rivolgo direttamente alla regia che abbiamo qui con Matteo, se possiamo passare anche già direttamente a quello che è il gameplay. Anche, sì, anche tra poco, ovviamente, grazie Matti, intanto mi danno che ok, che possiamo vedere col gameplay, tra poco partiamo. Eccoci qui, intanto come vedete siamo qui nella zona divano, siamo nella zona divano dello showroom, la zona così definita sofà lounge. Guardate che bello questo divano diventerà mio prima o poi. Conto di fare un mutuo per prendere questo divano piano piano a rate e portarmelo a casa. Sono protetto oggi dai Master Chief, sono protetto da appunto tutti coloro che appunto ci difendono dai nemici che si appunto che ci preparano gli agguati sia da Pochinki piuttosto che dall'ospedale, tutte le varie zone che scopriamo che scopriamo insieme. Allora, intanto due o tre cose, diciamo due o tre informazioni, diciamo così, istituzionali. Io vi ricordo, ovviamente io sono Max the Host, potete cercarmi, aggiungermi gamertag, appunto aggiungetemi su Xbox Live, piuttosto che su Twitter, su Facebook, dove vi pare, dove volete, parliamo di Xbox, parliamo di qualsiasi altra cosa. Vi ricordiamo appunto ovviamente sempre la possibilità di acquistare, vi ricordiamo che adesso poi particolarmente proprio in questi giorni c'è un'offerta pazzesca per l'abbonamento 12 mesi Live Gold, quindi andate sullo store direttamente dalla vostra Xbox e avete la possibilità di avere uno sconto importante sull'abbonamento annuale dell'Xbox Live Gold. Quindi andate adesso subito all'istante sulla vostra Xbox, c'è uno sconto molto importante, andate a vedere sullo store. Quindi abbiamo parlato di Live Gold. Come non parlare, come non esprimerci o esprimermi io in particolare personalmente, di quanto invece è stata una notizia esplosiva che ha sconquassato i server mondiali dei social e quant'altro. Xbox Game Pass, ragazzi, questa incredibile opportunità, mi raccomando, non lasciatela sfuggire, centinaia di titoli disponibili con un abbonamento mensile. Pagate quello che giocate fondamentalmente. Se per esempio ecco l'estate, magari vi fate 2 mesetti di mare, non avete la vostra Xbox. Non confermate l'abbonamento e lo riconfermate poi quando tornate a settembre. Quindi, mi raccomando, Xbox Live, Xbox Game Pass sono un po' le pietre miliari, la base su cui si deve posare il vostro intrattenimento videoludico per la casa e quindi ovviamente la possibilità di giocare a PUBG piuttosto che anche a quelli che sono i titoli first party su Xbox, quindi quando uscirà Sea of Thieves, ragazzi, tutti pronti per salpare i mari insieme, come abbiamo già fatto anche qui su Mixer. E questo, quindi mi raccomando, non lasciatevi perdere queste opportunità. Io intanto sempre chiedo se quando vogliamo possiamo partire, perché oggi è una giornata speciale, oggi è una live diretta, la prima live ufficiale direttamente dal Microsoft House. In Viale Pasubio, sempre grandissimo Scan, sempre una grandissima ansia in PUBG. Grazie, in bocca al lupo, grazie, vinca al lupo Scan. E ovviamente vi invitiamo anche a farci delle domande. Attualmente siamo live appunto su Mixer di Xbox Italia. E
e appunto siamo pronti per PUBG. E, che dire, noi allora, un mini programma, diciamo, impensato per questa diretta. Abbiamo pensato di partire subito in squadra, quindi far vedere un po' quello che è un gameplay di team. Quindi saremo in quattro, abbiamo Alberto, Luca e Davide pronti. Alberto e Luca, ragazzi di Expert Zone, mentre Davide Scavo, in arte Kriravin, qualcuno lo conoscerà anche nel mondo e-sport, famoso per il suo titolo di head coach dell'e-sport, di mental coach dell'e-sport, scusate. E quindi mi aiuteranno, o almeno spero che mi aiuteranno. Ho approfondito un po' quelle che sono le mie conoscenze su PUBG in questi giorni, quindi dalla mixer che abbiamo fatto a Natale, quindi dalla mixer natalizia fino ad oggi. Ho scoperto alcune cose molto interessanti che anche voi potrebbero, non so se voi già le sapete, magari già lo sapete, però ve le annuncio. Ho scoperto che senza scarpe si fa meno rumore, ragazzi, e non è soltanto quindi una cosa estetica, ma è proprio una cosa che va a intaccare il gameplay vero e proprio. Quindi il consiglio è di partire sempre scalzi, tanto non c'è un valore in positivo che vi può dare, vi possono dare le scarpe a livello di armatura, e non vi succede niente se pestate qualsiasi cosa nel gioco, però fate sicuramente meno rumore, quindi sarete meno sputtabili, almeno a livello audio, dai nemici che magari vi stanno tenendo degli agguati o anche sono nelle vostre immediate vicinanze. Poi l'utilizzo rapido, per esempio, di quelli che sono i... Tanto ci siamo in diretta anche su Milano l'ufficialità, siamo in diretta anche su Facebook. Oh, eccoci qui, siamo in diretta live anche sulla pagina ufficiale di Facebook di Xbox Italia. Eccoci qui, ragazzi, benvenuti a tutti. Oh, adesso che siamo tutti qui, tutta la famiglia è qui, la famiglia di Facebook, la famiglia di Mixer, ce li abbiamo tutti qui in diretta. Vediamo se appunto così lo prendiamo direttamente anche live qui dal nostro amatissimo Surface. Eccoci qua, ci siamo. Perfetto, allora io direi, ragazzi, eccoci qua. Oh, la live streaming, eccola qui, ragazzi, ci siamo. Perfetto, abbiamo già tutto settato, tutto loggato, quindi giochiamo a PUBG su Xbox One X, sulla nostra Xbox One X della nostra Sofa Lounge in showroom. Vado a prepararmi. Ok, fantastico, sento un leggero eco. Ragazzi, voi mi sentite? Ci siamo? Fantastico, perfetto. Allora, se i ragazzi mi sentono bene, io sento tutto perfetto, siamo pronti. Allora, io intanto invito il gruppo al gioco. Eccoci qui. Oh, come vedete il mio avatar è abbastanza così coatto, come si dice dalle mie parti. Canotta nera e cappuccino. Eccoci qua, eccoci qua. Ciao Davide, ciao ragazzi. Ciao, ciao. Ok, è arrivato un po' in ritardo Luca. Fantastico, Davide, eccolo lì, Kriravin è il Glenn di Walking Dead. Poi che c'è? Albidons è una versione di Glenn, diciamo, un po' più, diciamo, da carcere. Prima, esatto. Mentre il nostro Chuck 89 al secolo Luca è più tipo una sorta di scappato di casa. Esatto, casual, pronto anche lui per la battaglia. Pantaloni muccati, come vedi anch'io, appunto, ho voluto tenere l'equilibrio. Tutti scalzi, ovviamente, eccoli qua, l'altri blu dei piedi neri, come diceva mia nonna. E io direi di affrontare questa prima sfida, ragazzi, siete d'accordo, in terza persona, così quella che è l'avventura, diciamo, cosiddetta, così definita, originale di PUBG. Quindi, abbiamo il matchmaking, ragazzi, e durante questa live avverrà una... Beh, se si sente tutto bene, perfetto. E, avremo, come dicevo, una selezione naturale, ragazzi, dovete sapere, che andremo a scegliere chi tra voi, diciamo, si è meritato il prossimo slot o chi invece se ne va a casa. Siete d'accordo? Quindi Davide e Luca iniziano a guadagnare le uscite. Quindi Alberto è un po' più fiducioso.
Bravo, esatto. Sempre senza scarpe, mi raccomando. Allora, Giancarlo Gennuso, abbiamo deciso di affrontare questa prima avventura in terza persona, che abbiamo la possibilità anche ovviamente di switchare in prima. Ok, intanto sì, Emanuele Moca, sì, siamo in diretta anche su Mixer di appunto Xbox Italia. Eccoci qui, ci siamo. Perfetto, aspetta che vediamo la live. Oh, anche chi mi sta picchiando male. Albi, difendimi tu, grazie Albi. Ok, allora, ci siamo, stiamo lanciando, dove andiamo, ragazzi? Dove ci buttiamo? Dai, scelgo io. Facciamo subito, facciamo una prima tipo proprio aggressiva. C'è una prima aggressive? Pocinchi? Pocinchi subito? Pocinchi esterno? Dai, facciamo pocinchi esterno. Cerchiamo quantomeno di limitare i danni. Molto esterno, esatto. Cerchiamo di limitare i danni. Ok, ci siamo, ci vuole un bel lancio lungo, ragazzi. 3, 2, 1, via, 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 tutti fuori. Vediamo se siamo in direzione giusta, più o meno, per pocinchi esterno. Cerchiamo di tenere... Oh, cerchiamo, non ci arriveremo mai da qua. Ci vogliamo arrivare, ragazzi, in maniera diretta. Io volevo andare un po' più giù, maledizione, mi sono lanciato malissimo. Allora... Attenzione, mi arrivano notizie dall'alto. Ho un po' paura. Allora, aspetta, ci arriviamo. Allora, arriveremo. Sì? Ok, io ho 2,75. Io ho 2,75. 2,85 sono a nord-ovest. Casa Bianca di due piani, non... ovviamente ho trovato solo una maledetta pistola. Oh, buono, ok. Oh, grandi ragazzi, madonna, ho trovato di tutto. Speriamo che non mi seccano prima. Grandissimo. Ok, resisti. Io ho trovato un buon arma. C'è uno dietro che corre con me. Ok, io ho un fucile a pompa anche per le distanze ravvicinate. Giubbotto antiproiettili, sì, vieni verso di qua, vieni lui. Vediamo se... Sì? Avevi uno stalker? Hai un ammiratore segreto. Sì? Ma le famose squadre che aveva visto Alberto te le sei sognate, Albi, o... Io sono sul chi va là e mi sto... Madonna, che paura, tu sei pazzo. Ti stavo per seccare in un istante. Ok, io sono uscito adesso da... del bianco. Sì. Come sei storico. Esatto. Ma quindi tu stai giocando a Call of Duty, non ho capito. Hai sbagliato il gioco, Albe? Cioè, siamo insieme, ma... Buono la K. No, non proprio. Ok, passa a K, perfetto. No, non ci servono quelle. Vediamo. Ok, io sono abbastanza carico, ragazzi. C'è anche la bevanda energetica. Qua dentro Cri c'era qualcosa. No, non ci serve. Vediamo un po' di questo. Ok. Andiamo verso... Alberto, veniamo noi verso di te o magari ti avvicini tu? Ok, andiamo a salvare. Andiamo, missione del giorno, ragazzi. No, se sono in da noi, porta da noi.
Ma pensi di riuscire almeno ad arrivarci qui? O... Qua dentro avete pulito tutto voi, ragazzi, non c'è più niente. Ma uno zaino. Ma il piano di sopra no, ragazzi, il piano di sopra è quello più importante di tutti. Non c'è uno zaino, maledizione. Ah, quindi il problema era un problema di scale il tuo. No, io... Esatto, vedo che ti stai avvicinando piano piano, Albi. Ragazzi, occhio che siamo un po' esposti però, cioè nel senso io... Corri, corri Albi, corri Albi! Allora, ci facciamo un punto di incontro, uscite fuori ragazzi, così... Scendi, Davi. Sì, scendi, scendi, che tanto... Ma come? Dobbiamo andare dall'altra parte. E tu corri, non ti pensare. Figurati se è proprio una bomba di becca, guarda. Ragazzi, copriamo un attimo, tipo, io vado un attimo dall'alto, perché almeno... Incredibile. Ah, ok, quindi no, adesso non si sono sentiti. Ok, ragazzi. Albi, sei rimasto. Ci sei? Ok, andiamo. Io andrei. Ok. Perfetto. Ci spostiamo verso l'agglomerato vicino prigione, eh? Ho messo un segnalino arancione. È che siamo quattro. Due sulle ruote e uno. Ok, Luca, con il tuo buggy non ci facciamo nulla, sinceramente. Allora, vediamo un po'. Ok, ci informa. Ragazzi, sì, venite verso giù che qua c'è. Oh, padella! Bella la padella. Attenzione, sento una moto, ragazzi. Moto, 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 moto. Ah, moto. Siete voi con il famoso buggy? C'è un famoso buggy. Ok, vediamo se troviamo. Oh, almeno abbiamo trovato uno zaino incredibile, livello 3, ragazzi. Buonissimo lo zaino livello 3. Abbiamo trovato qualcosa di discreto. La tanica del benedetto. Dov'è il casco? Su? Bello. Tutto il cappotto rosso, ragazzi. Alla Trinity. Incredibile. Ok. Allora, Criowin... Ma te lo sei preso il casco o l'hai buttato? Ah, ok. Yes, grande. Ok, casco. Beh, qua c'è anche MMP. Io direi andiamo verso magari il centro. Io ho messo un segnalino arancione, se lo vedete sulla mappa. Ci abbiamo, che dite? Io li ho buttati nella casa grande bianca. Ok, andiamo ombra ombra. Ok, puntiamo verso est, la nostra bussola. Ormai quando penso ai punti cardinali... C'è?
No, dov'è l'altra moto? Moto, moto, moto! Dov'è? Dove sono le moto? Dove sono le moto? Chi è che ha visto la moto? Vai, facciamo ma prendiamo la moto. Ma andiamo in moto, andiamo. Vai, facciamo partire un rave qua dentro. Ok, fantastico. Adesso sarebbe bellissimo che qualcuno ci tiri. Sarebbe bellissimo che qualcuno ci tiri una granata qui dentro e saltassimo in aria tutti contemporaneamente. Sarebbe un momento altissimo dello streaming. Attenzione, adesso vediamo in diretta come le bombe buttano giù le nostre moto. Ah, ok, allora intanto fantastico, mi dicono che chat. Allora, aiutatemi perché qua abbiamo composizione gruppo, controllo di gruppo. Ok, adesso ci vedremo. Allora, sì, aspettate che stiamo cercando di capire una cosa. Ah, vedi? Ce l'hanno distrutta una moto. Lo sapevo io che i bombardamenti avrebbero distrutto una moto. Allora, facciamolo così, ragazzi. Due vanno in moto, o uno solo fa l'esca, e gli altri girano intorno. Che dite? Aspetta, non vi sento più. Incredibile. Aspetta, sì, non vi sento più, ragazzi. Aspetta, 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 aspetta. Maledizione. Come farsi uccidere? In maniera molto stupida. Lo so. Sento gli altri che mi dicono, conviene nascondersi. Sì, lo so, avete ragione. Ok, ecco, mi sono tornato. Mi dovreste sentire. Sì, lo vedo, ma non ho un mirino decente, essere sinceri. Ti copro, provo a salire di qua, magari. Perché siamo. Ragazzi, perché siamo da soli? Dove siete, Albi e Luca? Ok, quindi stanno cercando una macchina in giro. Vieni, Davi, muoviamoci magari verso in qua, non vorrei che ci stanno girando. Bravo, bravo, striscia. Ok, stiamo quantomeno cercando di tendere un agguato. Sì, ma non mi si è acciato dentro. Ok. Sì. Ok, allora aspetta, facciamo così, quindi sarà sì, ok, gruppo persona, aspetta. Ok, forse no. Aspetta. Allora. Ah, no, aspetta. Manca. Sto cercando, ragazzi. Oh, Oddio, perfetto, forse ci siamo. Perfetto, forse ci siamo. Prova, prova, prova. Come si sente l'audio, eccolo. ragazzi? Prova, prova. Max, dove Come si andiamo? sente il streaming? Così mi chiedono perché sì, proviamo ad andare. Intanto continuo a provare a parlare, ragazzi, questi primi inconvenienti. Attenzione, attenzione, dietro la casetta c'è uno dove ci eravamo nascosti noi. Direzione? Venite via, c'è questa casetta. 250. La casetta dove c'è il bombardamento, esatto, proprio quella. È dietro, è dietro. Ok, occhio che non ci girano.
Com'è l'audio, ragazzi? Ve li attiro sulla tanto, eccolo, Romanizer, grande. Io tengo d'occhio il lato destro, lo sto girando. Sì, sì, sono su sinistra. Ok. Lo provo a tirare fuori, Ok. Occhio che non ci girano intorno, ragazzi. Uno come... Ma è uno solo, È capace il One Man Squad. Che uno... È uno solo, uno solo. Ma è là dietro, sempre? Sì, sì. E tiralo sotto. Preso. Sei tu che stai sparando? È andato? Ah, oh, grande. Andiamo. Andiamo via da... Devo vedere cosa. Occhio bombardamento. Andiamo via, ragazzi, che siamo pronti. Rientriamo nella casetta. No, no, andiamo verso... Un po' più il centro, magari. Sono bombardamenti. Sì, andiamo, ragazzi, non vi preoccupate, uscite dai bombardamenti, venite verso di qua. Perché? A chi è che stanno sparando? A voi? No, io ho ucciso il tipo. Bombardamenti in corso? Bombardamenti in corso? Venite, venite verso fuori, ragazzi, così... Ah, qua c'è un Vector, incredibile, se vi interessa. Io quanta roba c'avevo questo qua? Si può interessare. Io entro dentro, ragazzi. Io sono verso... Io sono fuori dal bombardamento. Ah, ma siete ritornati... Ma vi siete affezionati a quella casetta? Ci sono migliaia di altre casette in cui nascondersi. Ci sono migliaia di altre... Aspetta, che sono fuori io. Ragazzi, ma possibile che... Che veramente vi siete chiusi dentro la casetta? Io non ci credo. Stavamo facendo sciacallaggio. Mi sembra tipo gli, la compagnia di amici asociali, no? Che stanno lì. Sì, vabbè, è finito il bombardamento. Potete uscire di casa, ragazzi. Pensate un po'. Via. Guardate che bello, c'è il sole. Andiamo all'esterno. Però, sbrigarci perché ci sono quelli che erano. Servono munizioni. Ci siete? Andiamo verso quell'agglomerato di case lì di fronte, verso Farm. Arrivo. Secondo voi, boh, vediamo. Non so se è una buona idea, però. Tale Luke. L'ultima parola famosa. Oh, vi aspetto qui sotto gli alberi, ragazzi. Ti vedo. Sento una moto, siete voi? Sempre voi? Grandi. Intanto ne bevo una buonissima bevanda energetica. Ok, vai. Direi di abbandonare la moto e continuare tutte le piste. Sì, sì, mi piace. Camminate schisci sull'erba alta. Io mi avvicinerei, ragazzi, andrei più comunque verso il centro, perché siamo comunque sempre lì lì, cioè tipo verso di qua, vedi? Dite subito se le porte sono aperte, visto, sono no, chiuse. Ho visto un po' di porte chiuse, quindi non ci hanno chiuse tutte. Allora io ho da scambiare dei 7,62 per dei 5,56, se qualcuno li ha. C'è una moto in fondo dritto, In fondo dritto dove? 105. Okay. Oltre le case, che sono tutte chiuse tra l'altro. Sì, sembrano tutte chiuse anche a me, esatto. Quindi sì. No? Sono tutte chiuse. Questa aperta. Io non cercavo aperta. Qua c'è un giubbotto antiproiettili se vi serve. C'è uno zaino. C'è una perla alla nostra spalla. Vado a prendere le giubbotte. È qui nella casetta direzione più o meno 35, credo. Sono già con te. Prende. Sali giù. Io sono nella casetta direzione 70. Qua ragazzi hanno... Che è chiusa. Si sono già portati via tutto. C'è un casco da moto pure al secondo piano. Qua no, qua c'è tutto. Ah, quindi mi ha detto sfiga a me. C'è un altro giubbotto antiproiettile. Sì. E una pistola. Cioè ho trovato due giubbotti antiproiettili, una pistola e un casco. Benissimo. Io ho bisogno di un casco e un giubbotto antiproiettile. È tutto qua. È tutto qua. Trovi tutto. Io ho un cappello. Venga a fare spesa. Venga a fare spesa. Ok, ok, perfetto. Sì, comunque c'è già passato qualcuno qua. Sì. Hai questa sensazione? Sì, forse meno mi fiderei. Un minuto e 25. Sì, sarebbe il caso di iniziare a muoversi, ragazzi. Vediamo quest'ultima che sembra decente, sembra chiusa. Aspetta che tolgo una cosa fastidiosissima. Ok, perfetto. Ovviamente anche qui su ci sono dei 9 mm. Povero. Ok, quelli sono 9 mm per almeno 10 partite. Va bene, allora conservati le armi.
Io ci sono, ci ragazzi. Abbiamo, andiamo verso safe zone. Mm-hmm. Vengo verso dove sei tu, Albi. Perché it's a long way. Vengo verso dove sei tu, Albi. Yes, devi raggrupparci. Io ho bisogno di un po' di munizioni, ragazzi. Io ho bisogno di un po' di munizioni. Io ho dei 7,62 da regalarvi. Sì. Vai, se riesci a smezzarli, però non so se è possibile. Sono 30 colpi. Per cui dai, dai la max. Ci sto, sono dietro di te, Albi. Allora, ragazzi, sono dietro di te, Albi. Davanti a noi abbiamo una strada, per cui occhio, attraversamento difficoltoso. Mi seguo da dietro. Allora, siamo in buona posizione e non voglio gufare, però ne mancano solo 30. 29. E senza averne ucciso neanche uno, ragazzi. No, uno sì. No, io uno l'ho ucciso. Vabbè, uno è vero. 4 contro 1, 4 contro 1, ma uno l'abbiamo ucciso. Ma se andiamo a prendere i rifornimenti? Sì, sì, io sono con te. Penso che saranno in molti ad andare. Qua sono le porte aperte sulla destra. Sì, sto cercando una macchina, ma niente, zero. Dove la c'è? Nella torretta la macchina? Niente. No, ho preso giù un po' tanti proiettili. Ragazzi, correte. Safe. Zona dietro. Correte. Zona dietro. Non vi preoccupate se siete dei facili bersagli adesso. In questa vallata di lacrime. Dritto per dritto, ragazzi, vai. Allora, Matteo, gentilmente dalla regia. Dalla regia adesso gentilmente. Se sotto mi metti un audio tipo fuga per la vittoria, tipo tan 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 tan. Tan. Ok, tenetevi le armi, corri. Tenetevi le armi, correte più veloci. Corri come se non ci fosse un domani. Ho dei medikit per voi. Mi serve tutto, io non ho nulla, ragazzi. Madonna. Parca, dai, corri fuori. Perché la gente nascosta proprio. Mettiamoci in zone d'ombra appena entrati. Sì, in sì, zona. buttati a terra, tutti a terra. Ok. Vi vai. Lascio un medikit per chi serve. Sì. Sto arrivando. Anche i proiettili, proiettilami. Sì, proiettili. Proiettilami. Tutti a terra, sei ragazzi. Proiettilami. Oh, ma. Quindi, proiettili? Oh. Io non ho niente. Ah, grazie. Ma i famosi 7,62 che mi avevi promesso? Te li ho covati prima quando mi ero fermato. Va benissimo, sono rimasti là. Ok, allora andiamo, ragazzi. Il consiglio anche. Dai, ragazzi, abbiamo un'altra sgrappata. Io comincerei di nuovo. Un attimo. Muovere. Occhio davanti. Davanti, dietro. Andato. Dietro al muro ce n'era uno, quindi probabile che ci saranno anche altri qua intorno, ragazzi, attenzione. Aspetta. Oh, mi sparano. Da dove? Da dove? Da sotto. Scappo. Ah, m'ha preso. Vieni su. Ah, sei qui. Se non li vedo, non li dico. Ma da sotto dove? Non lo so. Qua c'è una macchina. Sono da quelle parti della macchina. Dobbiamo correre. Veramente, ci sono io sulla macchina. Correte. Max, fai strada. Via. Macchina? Okay, via. O a piedi? Ah, se abbiamo la macchina. C'è la macchina, ragazzi, dietro di noi. Andiamo. Sì, dietro la macchina. Però non vorrei che l'ha lasciata qualcuno di quel team, capito? Vai, 15. Ma sta sparando qualcuno. Veloci. Ma quello che ha sparato Darby dov'è? Run, 5 secondi. Ragazzi, sto macchina, guidando, macchina, tutti in macchina, aspetta, fermati. Vai. Ci vedi. No, sta sparando la macchina. Porca, aia. Ma dov'è? Vai. Ma dov'è? Ragazzi, giratevi, se trovate un Chuck venite a salvarmi, tanto per completare. No, mi stavo sparando, mi hanno sparato, un colpo alla testa. Io sto, ragazzi, mi dispiace, non si lascia dietro nessuno, ma... Grazie, Max. ragazzi, allora, la scelta era... No, mi è passato davanti, ha sparato e così via. Ciao. Ragazzi, o voi o me, e quindi... È stato un piacere, veramente...
Ma tu Albi sei vivo o stai morendo anche tu? Sì, ma tanto moriranno quelli lì perché io muoio con disonore. C'è la safe zone. Ragazzi, cerco di salvare. Tu è morto fuori dalla religione. Tu è morto. Anche tu è morto. Sto arrivando a Gattone. Io vedo Albi. Albi, o salvo te o mi salvo io. Salvo te o mi salvo io. Scappa, scappa. Ok, è arrivato il momento. Bene, avanti. Ho visto che saremmo usciti. Perfetto, morti. Cazzola, ragazzi. Beh, però dai, decimi su, non è male come risultato. Grandi. Ok, vediamo intanto se qualcuno sposta, vediamo la barra della vita degli altri giocatori, ma è Fortnite che dice no. Ok, siamo su PUBG, ragazzi. Vediamo il gioco, si chiama PUBG. Sì, vediamo se qualcun altro ha fatto delle domande. Trinity, grande Loris. Ok. Fantastico, allora ragazzi, intanto se volete dirci un po' tutti in mutande, quello che è la vostra idea su questa sfida, io direi che è andata bene in 4, replicherei, non siete bocciati, quindi torniamo alla lobby e ne facciamo un'altra subito di team, bella veloce, questa cerchiamo di farla alla John Rambo, ragazzi, siete d'accordo? Punterei. Perché sei mutante però? Ma perché Max è tutti mutanti? Vabbè, raga, datemi il tempo perché di vestirmi, cioè nel senso. Ah, ok, no, c'è la canottiera fashion con un vestito. Mi stanno ritarguendo perché mi sono fatto prendere troppo la mano durante la live, scusate, veramente chiedo scusa a tutti quanti, sono stato poi per un po' preso dalla cosa. Ok. Beh, allora opterei per tutti a petto nudo. Facciamo la gang del petto nudo. Allora, io sto avviando, ragazzi, una partita per cambiare anche orientativamente un pochino. Solo in first person. Vai, avvia. Quindi solo in prima persona. Ah, aspetta, in prima persona. Ok. Sì, sì, esatto. E perché appunto c'è stato dall'aggiornamento di circa poco meno di un mese fa, appunto, è stata aggiunta questa feature, ovvero la possibilità di scegliere se giocare in terza persona o in prima persona, cosa molto apprezzata perché comunque bloccare la visuale in prima persona permette di equiparare un pochino e rendere anche un po' più realistico il gioco, nascosti da dietro un riparo, non poter vedere quello che succede è realistica come concezione. Attenzione perché vedo un fantastico rastone con gli altri. E quindi proviamo questa prima persona, questa first person, e vediamo come ce la caviamo, ragazzi. Dov'è? Ecco qui Albi, affetto nudo. Ma sono l'unico che poi è rimasto invece vestito, che ha tenuto io sono a petto nudo. Sì, anche Albi a petto nudo. Bene, io e Luca almeno teniamo un po' su, diciamo, il livello di eleganza. Sì, non di bravura, esatto. Però detto da uno con lo zuccotto e la canotta nera fa un po' ridere, però va bene lo stesso. Guardate che sembra Giuca Scasella. Sembri Giuca Scasella? Dove? Sembri Giuca Scasella. Chain. No, c'è una cosa bellissima, ragazzi. Io invece andando verso dove c'è la torre. Minchia, guarda, minchia, guarda. Un Albi infuocato. Albi's on fire. Ed ecco che vengo fuori dal tunnel con l'arma. Grandissimo. Senza caricarla, però. Grande Kirina Win. Direttamente senza pistola. No, non sparagli, amico mio. No, non sparagli, amico mio. Ok. Torniamo seri per 4 secondi. E vediamo un pochino. 3, 4, Giorgo, Paul. Vediamo un punto, ragazzi. Allora, l'aereo sta andando dritto verso di là. Base militare. Quindi passiamo bello da qui. Io, ragazzi, allora, se prima abbiamo. Facciamo dove volevamo andare prima, ovvero Pocinchi. Andiamoci veramente. Andiamoci veramente a Pocinchi. Veramente io sono atterrato a Pocinchi. Poi dopo sono andato in un'altra mappa del gioco. Siamo pronti? Ditemi voi quando lanciate. 3, 2, 1, vai! Tutti sotto! Tutti giù. Quello è Pocinchi. No, ragazzi, aspetta, stiamo andando. Ok, aspetta. No! Ok, quella mi sembra Pocinchi.
cerchiamo di andarci in sì. linea leggermente retta. Perché dritti per dritti giù non era possibile. Max, vuoi, vuoi vederti attorno? C'è il tasto RB che ti permette di girare la visuale senza modificare la tua traiettoria. Grazie, sei gentilissimo. Sì. Grazie, sei gentilissimo. Ma dove stai andando? Io, ho sbagliato. Sì. Luca è partito. Oh, come voleva si dimostrare qui. Abbiamo tanti col paracadute. Eh beh, Pocinchi è Pocinchi per questo motivo. Io ho scelto la casa più scrausa di tutta Pocinchi perché sono una persona molto modesta. Sono entrato direttamente dentro. Vi raggiungerò. Occhio Albi, che dove sei tu in casa vicino ci sono altre due persone. Ho scelto a sinistra, alla vostra sinistra stanno scendendo tutti quanti. Quindi in direzione nord. Oh. Vediamo se riusciamo almeno a sì. Mi hanno preso la ginnastica. Non so come, ma mi hanno sparato. Anzi, mi hanno preso del tutto. Io sto cercando di potrei provare a venirti a dare una mano, ma sono completamente senza armi. Sono finito. Sei andato? Che strage, uno morto, morto proprio. Sì, ma ragazzi, pure io sto malissimo. Non è una buona idea andare dove c'è. Okay, maledizione. Alla fine sono sceso nel posto migliore. Io sto girando intorno a una casa. Quelli dentro non mi stanno continuando a mirare. Io vado in giro con una granata fumogena. E io vado in giro col macete. Non lo so. No, ragazzi, non riesco a trovare nulla. Nulla, ma proprio il nulla cosmico. Maledizione, mi hanno messo a terra in 3-4, ho fatto una chiusa. Ok, Pocinchi è stata abbastanza deleteria. Un'idea di... come si dice? Sì, sì, di quelle lì, di quelle lì, di quelle lì. Allora, caro Master Chief, ti prego, aiutaci tu. Voi siete ancora dentro, ragazzi? Chi è che è ancora dentro? Io, ragazzi. Io. Ok, potete uscire tranquilli. Ma no. Certo. Beh, vai, dai, per dovere di streaming, ragazzi, per dovere di streaming facciamone un'altra, diciamo, discreta a questo punto. Pocinchi, è stato bello vedere come si può morire subito. Ma com'è esco? Senza morire come si fa a uscire? Potresti spegnere e riaccendere PUBG tranquillamente. Stacca. Grido di stacca. Allora facciamo. Allora torno alla volta. Enrico De Cillis ci ricorda su Facebook che per correre più veloce e togliere le armi basta tenere premuto Y e la velocità aumenta. Grazie. Esatto. Nunzio, giustamente, invece Nunzio La Rosa ci dice state troppo in giro. E Nunzio, che ci piace girare, ci piace un po' vedere. E noi siamo agiti di moda. Esatto. C'è Martin Cooper che dice invece che in mutande si gioca meglio. Credo sia, per esprimere un po' un senso di obbrobrio agli avversari. Come morire male, grazie Gaetano per aver sottolineato il nostro come morire male. Ok, Albi Dons mi ha invitato, ha invitato il gruppo immagino. Grazie Albi, intanto che io controllo. No. Allora, Nunzio La Rosa, sì, che chiede per caso c'è qualche evento per cui state facendo questo streaming. Sì, c'è una cosa in particolare che ci ha spinto a fare questa live ufficiale di Xbox Italia su PUBG e la notizia è che ve la dico dopo. Ve la diciamo dopo, vogliamo tenerlo un po' così sulle spine. Qualcuno di voi già saprà di cosa stiamo parlando, immagino. Marco Valenti dice in mutande, ma che è sta cafonata? Sono d'accordo con te, Marco. E stiamo aspettando soltanto Luca. Luca, aspetta l'invito. Vuoi giocare, Luca? Non sono invito. Ma gioca in prima persona o in terza? Ora mi è arrivato l'invito. Allora, proviamo a farne una decente in prima. Che dire? Sì. Vai. Allora, aspettiamo che join Luca. Ci sei Luca? Ti è arrivato l'invito? Devo andare in zona. Sono davanti alla scritta player no. Fisso. Ok. Torna alla home.
Ci sei? Ok. No, aspetta. Aspetta. Ci sei? Aspetta. Sto per entrare, attenzione, sta per entrare il quarto. Io ribadisco una cosa che ho detto all'inizio, magari per chi si è collegato un po' successivamente. No, ragazzi, mi ha ributtato il gioco di prima. Vi ricordo che il Live Gold 12 mesi è scontato. Andate sullo store perché è uno sconto pazzesco. E approfittandone subito, vi ricordiamo che se avete già un abbonamento attivo, ovviamente quei mesi poi andranno ad aumentare, ad accumularsi. Oh, ci siamo tutti, perfetto, facciamo questa sfida a squadre in prima persona. La prima era andata discretamente, vuoi perché abbiamo trovato forse un giusto punto dove atterrare e non abbiamo incontrato praticamente quasi nessuno. Abbiamo potuto trovare, diciamo, armi discrete, però poi dietro è stata a causa una macchinina così abbandonata su una foresta, tutti contenti, abbiamo trovato la macchina, viva la macchina, la macchina, la macchina, sembrava i quattro Teletubbies, e la trappola è riuscita perché qualcuno ci ha cecchinato intorno a quella macchina, e poi abbiamo provato a scappare ma non c'è stato verso. La seconda partita è andata anche peggio perché siamo riusciti sì e no ad atterrare su Pocinchi, che il primo è stato Albi subito, ci ha abbandonato. Poi via via dicendo, anch'io ho seguito il destino del nostro povero Albi. E poi Luca e Kreirawin, quindi Davide Scavo, che si sono sacrificati per la patria, si sono sacrificati per quella che è la vergogna, streaming. Vergogna. Seguimi Max. Dove sei? Sì, ti stai buttando nel... Quello sai, è il laboratorio segreto dei fascisti. Facevano gli esperimenti ed è pieno di armi. No, una volta, ragazzi, è stato bellissimo perché sono riuscito ad arrivare su quella torre su in alto. Vedete? Sono riuscito a sfruttare un bug. Comunque, Max, se vuoi un consiglio, io rilancio. Ah no, si sta popolando la lobby. Però se vogliamo fare in fretta, cambiamo lobby. Per cui rilanciamo. Siamo 86. Io... Vabbè, come volete. 88. No, aspettate, ragazzi, perché sto... No, un minuto, maledizione. Allora, ragazzi, sono riuscito a salire, ma bellissimo. Volevo fare un po', sempre perché poi sono un po' preso dai panorami bellissimi anche di Sea of Thieves. Mi piaceva scrutare l'orizzonte da in cima a questa torre della lobby. Sono arrivato quassù, ragazzi, bellissimo questa visuale. Oh, guardate che bella la vista delle isole di PUBG da qui su. Oh, guardate che spettacolo. Siamo in cima alla torre della lobby, punto più alto forse raggiungibile. 100. Oh, guardate che bello questo panorama, questa vista dell'isola di PUBG. E che poi io chiedo qui in regia, c'è anche, ci sono dei professionisti di PUBG. Non ha un nome quest'isola vero e proprio? Air Angel. Ah, come? È scritto Erangel. Ah, vedi, mi mancava. Questo è perché non sei conosci di persone. Grande, esatto, questa mi mancava, vedi, il nome vero e proprio dell'isola. Poi ovviamente vi ricordiamo che stiamo attendendo con ansia la seconda mappa che già è disponibile su PC. Miramar. Tipo sembra la suoneria di Aldo Baglio. Miramar Wanda Bella, ispirata da sentimento. Questa è la segreteria di Aldo Baglio. Vi ricordate quello sketch bellissimo? Dove andiamo però? Sì, esatto. Io vi propongo Novo Noie. Novo, aspetta, ve lo dico bene, Novo Repnoia. Ok, laggiù in fondo. Sì, ma ci dobbiamo lanciare. Dov'è? Laggiù in fondo, vicino. Va bene, ci sto. Ah, trovato. Quindi salto in 3, 1, 2, via. Probabilmente non riusciamo ad arrivare vicino, per cui tenete come punto di riferimento la strada, quella lato mare, non quella lato monte, ma avvicinatevi verso il mare, gradi 95 est. Ok, sto prendendo proprio sulla strada. È bellissima questa cosa, mi sembrava tipo visita guidata. Ok, alla vostra destra potete vedere un promontorio antico che si sviluppa sulle colline antiche di Pue. Grazie Alberto, veramente ti voglio con me quando vado in vacanza. Attenzione, ce n'è una sulla destra, Albi.
Visto. Direi di fermarci in questo borghetto di casa. Ce n'è un altro? Vicino al ponte. Io sto andando diretto. Vi prego, fiondatevi qui vicino perché. Non si riesco a atterrare. Ecco dove siete. Mac, riesci? Oh, madonna, ragazzi, ho fatto l'atterraggio. Aspetta, sono riuscito ad atterrare direttamente su un. Caspita. Come si chiamano i balconi? Sono riuscito ad atterrare su un balcone. Con la mitra. Bam, ce l'ha. Appena l'hai detto, ho provato. Ripetilo per favore. Stanno già sparando. Dove sei, Albi? Senti colpi. Io sono dentro una casa, sono più avanti di te. Ok, perché in due sono tipo atterrati. Più o meno dalle parti nostre. Tanica di benzina. Mi armo e arrivo. Io non ho ancora niente, sono paura che mi stia. Guarda, se qualcuno viene dove sono io, è pieno di mitragliatrici. Bisogna andare da Max, però. E allora. Dove siete? Ciao. Dove sei? Ah, ma tu sei in Colonia. L'unica cosa che ho trovato è una maglia. Sarà perché sono a petto nudo? Ok, ci siamo. Scambiato un cespuglio per una persona. C'è qualcuno qui? Spara. Preso. L'ho ucciso. Era lì tranquillo, fermo a guardarsi intorno. Povero spia. Madonna, ragazzi, che ansia, PUBG è sempre un'ansia. Ma poi in prima persona è una dose di ansia iniettata in tutte le parti del corpo. Tu, Albi, hai trovato qualcosa là da quelle parti? Aia, occhio Davi che ce n'è uno sulla destra. Non era ancora morto. Avete band o medikit? Gentilmente. Io ho una bevanda energetica. E una tanica di benzina, se pensi che possa servire. C'è qualcuno di là? Dove? Hai visto la giungente. C'è qualcuno che sta venendo passando dietro alle spalle. Direzione. Sono terra. Mi sta mancando pure. Grande Max, arrivo. C'è un altro. Max, ti raggiungo. Vieni verso di qua. No, non mi stai resuscitando. Ti ho coperto, Albi. Ti ho sparato un pochino. Capito, Albi? Quindi dovrebbe essere un po'. Provato dalla cosa. Non ho medici. Neanch'io. È qui con me, per cui prima che si arma mi venga dalla mano, solo le pistole io. Ma dove sono questi qua? Ah, lo vedo. Sono io che mi sto avvicinando. No, ce n'è uno dove c'era la di anarchia, la vedi Albi? No, Robby, scusa. Car. Bello il car. Ok, sono dove siete voi. Però nella casa dove c'è il numero del movimento. Io c'è qualcuno. È uscito di fuori adesso. Io non lo vedo, sono dalla parte opposta. Ragazzi, non ho munizioni. Io ne ho 20. Possibile. Ragazzi, vi do una brutta notizia. Dobbiamo prendere una macchina e andare. Eh già, perché siete dalla parte proprio opposta. Eppure scemo che sono venuto da voi. Maledizione. Correte, sciocchi. Trovate una macchina. Trovate assolutamente una macchina.
maledizione. 30 secondi. 30 secondi. Quindi via, via, corriamo, no, troviamo sulla strada, indietro. Dai. Via, via, basta, dai. Via. Lo troveremo, dite. Via le armi. Tutto legittimo. Ma ok, ce n'è uno, ce n'è uno. 220, 220. Non ho armi, cazzo. Hanno armi forti queste. Non ho munizioni, ragazzi. Maledizione. Ma se posso dire una granata stortente. Sono in due, tre, quattro, spara gli Davide. Non ci sono. Ci hanno fatto una chiusa dentro il garage. No, ragazzi. Ok, allora. Sì, ma io non è che posso stare sempre dietro a voi che morite. Allora, possiamo tornare in diretta, possiamo tornare in studio, ragazzi. Esatto, puoi tirarla, tirano i granate se vuoi. Faccio del fuoco, amico, tanto per. Ok. Allora, ci siamo, possiamo togliere le cuffie. Ok, allora, diciamo che non è andata benissimo. La prima è andata discretamente, quest'ultima siamo atterrati. Sì, mi guardo anche allo specchio, sistemiamo. Questa prima streaming in diretta dallo showroom è stata una prova, diciamo, molto, molto interessante. Vorremmo approfittare dello spazio che abbiamo qui in Viale Pasubio per invitare anche delle persone, delle eminenze del mondo del gaming in Italia, e inviteremo appunto personalità qui sul nostro divano, sul nostro sofà, nelle varie, appunto, nelle prossime edizioni, nelle prossime puntate. La notizia che vi volevamo dare dall'inizio, che appunto abbiamo anche annunciato sui social, che c'era una news importante, è che finalmente è nato ed è disponibile, sarà disponibile dal 20 appunto di febbraio il bundle di Xbox One S con PlayerUnknown Battleground. Qua ci vuole un applauso, un'ovazione del pubblico. Ci sarà appunto disponibile questo bundle nei negozi con One S da 1 tera più PUBG. È già disponibile il preordine su quello che è lo store ufficiale di Microsoft, quindi potete andare e preordinarlo, disponibile, ripeto, dal 20 febbraio. Quindi finalmente questo bundle. Vi enunciamo come il bundle prevede al suo interno console Xbox One S appunto da 1 tera, piuttosto che il download completo del gioco, quindi il gioco in versione digitale, 1 mese di abbonamento Xbox Live Gold più 1 mese di prova di Xbox Game Pass, tutto all'interno della stessa scatola. Quindi anche Game Pass, provatelo, centinaia di giochi, Halo 5, piuttosto che tutta quanta quella che è la saga di Gears, i vari capitoli di Gears e tantissimi altri, ripeto, più di 100. Quindi correte sullo store Microsoft a preordinarlo, oppure dal 20 nei negozi. Perfetto, abbiamo detto tutto, vi ricordiamo come è importantissimo avere il Live Gold sulla vostra console per giocare a PUBG, e ovviamente adesso approfittate che sullo store c'è un'offerta molto interessante, quindi cercatelo dal vostro store direttamente dal vostro Xbox, cercate lo sconto su Xbox Live 12 mesi, Live Gold 12 mesi. Che dire, è stato un piacere, vi ringrazio a tutti per essere stati con noi sia su quella che è la pagina ufficiale di Facebook piuttosto che quella di Mixer, e ci vediamo sempre qui da quelli che sono i canali ufficiali di Xbox Italia. Grazie!